ragazzi, bentornati sul canale dopo un'assenza di quasi 20 giorni causa vacanze estive e mi dovevo riposare un po' perché comunque è abbastanza stancante produrre video con una certa frequenza di 2 o 3 a settimana come faccio io e quindi ho voluto staccare una ventina di giorni per ricaricarmi le batterie e iniziamo con questo video dove vi racconto un po' di cose che bollono in pentola e sono veramente tante. Sto guardando che non mi sono fatto la barba in questi 15 giorni, ragazzi, quando si è al mare non hai voglia di star lì, però siccome fa brutto presentarsi subito così dopo 20 giorni, datemi un secondo, faccio la barba e torno, vai! Oh, ecco fatto, così sto meglio, eh? Allora, facciamo così, mandiamo la sigla e poi inizio a raccontarvi tutto. Dunque ragazzi, mettetevi comodi perché le cose che racconterò in questo video sui progetti che ho in ballo col canale sono veramente tante. Allora iniziamo proprio dalla macchina in cui sono seduto adesso, la mia Mini Cooper S del 2008. Questa macchina l'ho presa quasi un anno fa soltanto con 2600 euro perché si pensava che avesse la testa da rifare in quanto mangiava tantissima acqua. In realtà poi ho scoperto che era solo il caso di cambiare il termostato. Con 40 euro ho fatto il cambio e si è risolto il problema. In realtà la macchina l'acqua non la mangiava ma la perdeva sotto, solo che siccome era appoggiata sul prato non si vedeva. E quindi ho avuto modo in questo anno scarso di verificare il corretto funzionamento della meccanica tutta della macchina. In quest'anno ho fatto circa 10.000 km e non ho avuto nessun tipo di problema. La macchina va benissimo, non mangia né acqua né olio, che è la paura che si ha sempre quando si prende un Cooper S R56 come questa versione. Motore funziona bene, so che in molti di voi hanno avuto dei problemi, questo non è il caso di questa macchina, quindi io ho fatto volutamente la scelta di testarla quasi un anno prima di andare a sviluppare un progetto che sarà quello che partirà a breve di rifacimento totale della carrozzeria, visto che questa auto ha tanti segni, tante rigate, tante botte. E allora a questo punto, tranne il tetto e il cofano, lo andremo a rifare tutto con le mie personalizzazioni, quindi andremo a togliere tutte le cromature che questa macchina ha, che va dallo specchietto al bordino laterale dei finestrini, alla maniglia del portellone posteriore, al contorno dei fari anteriori e posteriori. Tutta questa lavorazione la farò sempre in collaborazione con la mia amica Elis, di cui già avete visto sul canale credo almeno 3 video, e svilupperemo questo progetto in 3-4 puntate dove vi documenteremo anche un po' tutte le fasi della lavorazione. Ovviamente sarà bello il risultato finale perché verrà una macchina abbastanza trasformata, come sono sempre le auto su questo canale. E questo è uno dei progetti che ho in corso. Poi, seconda cosa importantissima, sapete che ho messo in vendita la mia BMW Z4 3000 manuale per via di un problema che ho avuto di sciatica per diversi mesi. Effettivamente io in parte l'ho risolto dimagrendo un po', camminando tanto, però ormai la macchina l'ho già consegnata per la vendita e non torno più indietro. L'auto ce l'ha il mio amico Jean, vi metto in descrizione tutti i suoi riferimenti, se c'è qualcuno di voi che fosse interessato a comprarla, sul canale trovate 6-7 video dove si vedono le reali condizioni della macchina, che non ha nessun tipo di problema e va benissimo. Tramite Jean avete anche l'opzione in più, se volete, di magari dar dentro la vostra. Quindi mi sembra una cosa interessante. Cosa succede adesso? Succede che mi si è aperta tutta quella fase di brainstorming e di pensieri di quale potrebbe essere la sostituta di questa Z4. E quindi io già dal prossimo video
cercherò di condividere con voi quali sono i pensieri riguardo a quale possa essere la sostituta della mia Z4, che ormai ho cercato di circoscrivere in 3-4 opzioni, delle quali sicuramente una sarà la scelta definitiva. Poi ho in essere tutta una serie di collaborazioni con prodotti legati al mondo dell'automotive, che trovo cose effettivamente interessanti, perché in primis vedete magari dei prodotti che non conoscevate, e poi anche perché spesso mi riesco a far dare delle scontistiche dedicate a chi dovesse comprare quei prodotti venendo dal mio canale, quindi è un'opportunità in più. Ho già fatto in passato diversi video a riguardo di prodotti legati all'automotive, come la dashcam, come quel cicalino che ti rileva gli autovelox, come quel prodotto da applicare sulle plastiche per rinnovarle. Ho visto che molti di voi hanno apprezzato e io continuerò a condividere cose attinenti al canale. Anche se io ho tantissime mail da parte di un sacco di aziende che mi offrono da vestiti medievali a software, a videogames, io cerco un attimo di selezionare quello che so che ci interessa un po' a tutti noi. Poi, progettone che ho in mente da un paio di settimane, io sapete che quest'anno non sono andato in barca a fare le vacanze, l'ho fatta riposare lì a secco, all'asciutto, un anno, ma già dall'anno prossimo volevo sicuramente riprendere l'utilizzo della mia imbarcazione. Sfogliando un po' su internet ho trovato un'opzione interessante che vada a sostituire quella barca che attualmente ho, che è di circa 8 metri scarsi, per una di decisamente più ampie dimensioni. Non vi sto a dire nel dettaglio, ma supererà i 10 metri. È una cosa che sto pensando perché l'ho trovata a un prezzo abbordabile e, dando via la mia, la differenza da aggiungere è una cosa ragionevole. Viene divertente e interessante il progetto perché, essendo sempre anche quella una barca degli anni 90, andrei a fare un refitting totale, quindi un ringiovamento totale, come quello che ho fatto già per la imbarcazione che ho adesso, ovviamente più su ampia scala, e quindi documenterei ancora tutta una serie di lavori interessanti che, per quella playlist dedicata alla nautica qua sul canale, secondo me è una cosa carina da vedere. Oltre a essere una barca molto più comoda da vivere internamente, essendo di più di 2 metri grande rispetto a quella che ho adesso. Quindi questo sarebbe un progetto interessante che dovrei iniziare a breve, perché per essere pronti già da Pasqua, maggio massimo dell'anno prossimo, calcolando tutta la serie di lavori che ci sono da fare, bisognerebbe iniziare diciamo tra ottobre e novembre. Adesso vediamo, cercherò di capire, andando a vedere questa imbarcazione, se può fare al caso mio e se coincide abbastanza con le foto che ho visto. Questo è un progetto veramente che mi entusiasma da appassionato di nautica. So che tanti di voi mi seguono anche per la mia passione legata alla nautica. Vedremo, questa non è una certezza, è un'opzione, un'ipotesi, però sarebbe una cosa veramente interessante. Poi ci sono sempre le prove su strada, cercando di scegliere e di selezionare quelle auto che più ci possono entusiasmare o interessare. E poi qualche racconto di cose che mi capitano, e ce ne sono di tutti i colori, perché ragazzi, maneggiando tante macchine ti succedono tante avventure o disavventure. Ultima cosa, ma non in ordine di importanza, perché forse la più importante di tutte, è sempre forse: siamo a un buon punto con il cambio del garage. Di questo ancora non vi do la certezza matematica, però potrebbe succedere che entro fine anno io vi faccia vedere il nuovo garage, nell'ottica di aver scelto qualcosa che non abbia delle rampe di accesso, così finalmente mi tolgo il problema di salire e scendere da ste rampe, che con le mie macchine è un casino, e nello stesso tempo che contenga tutte le auto in uno spazio unico. Sarebbe un sogno, forse l'ho trovato, forse stiamo chiudendo la cosa,
vediamo, vi terrò aggiornatissimi, perché in tanti di voi me l'avete chiesto: Dave, ci hai fatto vedere mesi fa che cambiavi il garage? Ragazzi, lo so, però nel cambio casa spesso passano e volano via diversi mesi, perché vedi tante cose, alcune sembra che vadano bene, poi in realtà no, e il tempo vola. Ultimissima cosa, oltre alla sostituta della Z4, che spero che vedrete anche questa entro fine anno, molto probabilmente inserirò un'altra auto nel garage, perché ho avuto veramente l'esigenza di avere un'auto più capiente, quindi molto probabilmente prenderò il mio primo crossover. Ecco, adesso non vi sto a dire ancora quale, perché ancora anche lì sono in fase di valutazione, però con tutto il bene che voglio alla mia Mini, per dei viaggi in due persone, quindi con la mia ragazza, col cane e con tutte le valigie, ovviamente una Mini non può bastare e serve proprio una macchina sulla quale possa caricare più cose e più comodamente. Quindi mi sono deciso, sicuramente vedrete un crossover che sarà la quinta auto che avrà il garage, e poi lì vorrei fermarmi. Ultime due cose a cui so che tenete: i lavori sulla Ford Escort su Pifli, siamo a un ottimo punto, la carrozzeria è finita e quindi a breve, penso entro la prima metà di settembre, riprenderemo i video dove incominceremo ad assemblare un po' la macchina, quindi il motore, che abbiamo già finito di revisionare interamente, verrà unito alla carrozzeria, verrà assemblata tutta la ciclistica, sospensioni e quant'altro, e in direi 4-5 puntate la macchina sarà completata e il progetto finalmente concluso. Rimane la Lancia 2000, che è in una situazione dove ho aspettato io a gestirla, perché volevo prima andare avanti bene col progetto di Pifli per non fare troppe cose contemporaneamente. Adesso che siamo a buon punto riprenderò in mano la Lancia 2000, sto cercando di capire con le mie idee se venderla velocemente oppure fare un restauro conservativo e poi tenerla o venderla successivamente. In questo caso sarebbe un ulteriore progetto da farvi vedere sul canale. Trattasi di Lancia 2000, iniezione elettronica, motore boxer, interessante. La macchina non è in condizioni disperate, anche se necessita decisamente di lavori sicuramente importanti. Capirò nelle prossime settimane cosa farci. Non mi dispiacerebbe salvarla e tenerla nel garage, vediamo. Ecco ragazzi, in sintesi queste sono tutte le cose che ho al fuoco, sono veramente tante, calcolando che poi alcuni video tra l'altro nascono così spontaneamente e si vanno a inserire in una programmazione che ho già in testa. Se vi sono piaciuti tutti questi argomenti, questi progetti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché qua non ci si annoia mai. Io sono il primo che non si vuole annoiare, quindi cerco sempre di differenziare un po' le cose. Iscrivetevi, cliccate la campanella, attivatela, così vi arrivano le notifiche di tutti i miei video. E mi raccomando, io sono sia su Instagram, che da poco ho aperto anche TikTok, che mi è esploso ed è diventato virale in quasi tutti i video che sto caricando. Ragazzi, in 10 giorni ho fatto più di 1 milione di view e più di 3100 iscritti, e quindi mi sto divertendo da morire, perché sono video brevi che fai di getto, bam, poi li carichi. Interessante come piattaforma, quindi se volete mi trovate anche su TikTok. Per oggi è tutto, vado a fare un po' di cose perché ce ne sono veramente tante. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un saluto da Dave.